Un saluto a tutti gli amici di JitsChina.it. Oggi siamo qua per un'anteprima veramente molto molto interessante. Abbiamo qua di fronte a noi il Doji Mix, ovvero uno dei tanti cloni, se così possiamo dire, anzi diciamamolo pure tranquillamente, dello Xiaomi Mi Mix, ovvero smartphone che presentano un alto rapporto fra la superficie ricoperta dal display e le cornici che troviamo poi frontalmente. Andiamo in attimo ad aprire la confezione, vediamo cosa c'è al suo interno. Ovviamente c'è il telefono che io ho momentaneamente tolto. Andiamo ad aprire. Innanzitutto qua abbiamo il caricatore con presa europea, ovviamente da 5 volt 2 A massimo per ricaricare la batteria. Poi abbiamo una chiavetta USB da 8 giga che può essere sempre utile, è una cosa che non si trova molto spesso all'interno delle confezioni degli smartphone. E poi abbiamo il cavo di ricarica e trasferimento dati, che però è micro USB. Abbiamo poi quest'altra parte della confezione che andiamo ad aprire, e questa ci rivela un po' di cose. Innanzitutto la cover per proteggere il telefono, e dopo la andremo a provare sul telefono. E abbiamo poi le classiche pellicole, una pellicola protettiva col pannetto per l'applicazione, oltre al manuale utenti. Ma mettiamo tutto da parte, tutto quanto, e adesso andiamo a prendere lui, ovvero il Doji Mix. Qua lo vediamo nella variante con colorazione Aurora Blu, secondo me la migliore fra le tre proposte. 464 GB di memoria, dovrebbe arrivare anche una da 628. Una scocca realizzata in vetro nella parte ovviamente frontale e posteriore, una scocca invece in acciaio, anche questa colorata blu. Poi abbiamo tasto accensione, bilanciere del volume. Di qua invece abbiamo lo slot che può ospitare o due SIM, oppure una SIM e una micro SD per andare a espandere la memoria, ovviamente sacrificando l'espansione. Inferiormente, come dicevo, ingresso micro USB, griglia per il microfono, griglia per lo speaker. Superiormente abbiamo soltanto l'ingresso mini jack, e posteriormente abbiamo ovviamente la dual camera che vi avvicino. Si tratta di sensori Samsung ISOCELL, non sappiamo il modello, ma sappiamo che è una da 16, una da 8 megapixel, accompagnate da un singolo flash LED, e qua invece abbiamo il logo dell'azienda stampato. Vi faccio un po' vedere la scocca nel dettaglio, se riesco a mettere a fuoco, ok, perché è veramente molto molto ben realizzata. Uno standard superiore a quello a cui Doji ci aveva abituato fino ad oggi, quindi sicuramente un plauso all'azienda. Ma la parte interessante viene quando lo si va a girare, perché davanti abbiamo un display da 5,5 pollici che, come vedete, ha un rapporto tra display effettivo e cornici molto molto ben fatto. Non siamo sicuramente ai livelli del Mi Mix, in quanto è comunque presente una cornice superiore appunto al terminale di Xiaomi, però questo è stato fatto non a caso, in quanto se vi avvicino il telefono, come vedete qua abbiamo la capsula auricolare, ovvero uno dei difetti, una delle mancanze che maggiormente si accusava a bordo appunto del flagship targato Xiaomi. Mentre nella parte inferiore abbiamo il lettore di impronte e la fotocamera frontale, che è una 5 megapixel f2.2. Mi ero scordato di dire fotocamera posteriore f2.0, ma tanto ci torneremo. Andiamo adesso a sbloccare il dispositivo con il lettore di impronte posizionato qua davanti. Vi faccio vedere nuovamente la velocità di sblocco, molto buona, abbastanza preciso nello sblocco. Ecco, a volte ha qualche tentennamento, più che altro nel risveglio del display, perché una volta che vado appunto a appoggiare il dito a display già sbloccato è più veloce. Innanzitutto andiamo a vedere il software che è presente a bordo, che è Android 7.0 Nougat con le patch di giugno. Però, come vedete, oltre appunto alla personalizzazione di Nougat, abbiamo l'interfaccia rivista dall'azienda con varie chicche che poi chiaramente andremo ad analizzare più approfonditamente nella recensione completa. Questa è solamente un'anteprima. Intanto qua abbiamo questo widget che a me sinceramente fa molta simpatia. Questo robot, a volte robot, a volte gatto, non ho ben capito in cosa si basa. Andando a... ok, adesso l'ho aperto. Abbiamo accesso ai... qui che dovrebbero essere i temi da poter scaricare e applicare appunto sull'interfaccia del telefono. Per quanto riguarda comparto hardware, rapida carrellata: processore Helio P25, uno degli ultimi prodotti da MediaTek, 16 nanometri processo produttivo fino a 2,5 GHz, 464 GB, come avevo detto, con possibilità di espandere la memoria, e al suo interno abbiamo poi una batteria da 3380 mAh con ricarica a 5 volt 2 A. Tornando invece alla parte relativa al display, come dicevo, pannello 5,5 pollici,
con tecnologia AMOLED. Poi chiaramente andremo ad analizzare e a fare dei confronti con altri dispositivi con display di questo tipo. Risoluzione HD. Per quanto riguarda le dimensioni, lo vedete, molto compatto. Ve lo metto a fianco al mio fido Huawei Mate 9, che comunque a livello dimensionale è abbastanza ben ottimizzato, come vedete, come dimensioni molto molto bene da questo punto di vista. Come peso, forse mi aspettavo qualcosa di più, è abbastanza peso, si fa sentire in mano, però sicuramente questo dà anche una sensazione di solidità che male non fa. Vetro protettivo Gorilla Glass 5 sia davanti che dietro, infatti il telefono poi comunque arrivava con una pellicola che tratteneva maggiormente le impronte. Come vedete, le impronte rimangono, non eccessivamente, però magari, ecco, ogni tanto una pulita con un panno in microfibra non gli farà male. Andiamo un attimo ad aprire l'interfaccia della fotocamera, che offre la possibilità tramite la dual camera di andare a effettuare degli scatti applicando una sfocatura sullo sfondo dietro al soggetto che stiamo inquadrando. Ora in questo momento state vedendo qualche foto che ho scattato in questi pochi minuti che ho avuto per testare il telefono. Comunque chiaramente arriverà tutto nella recensione completa. Brevemente vi faccio vedere poi qualche altra possibilità che offre l'interfaccia. Abbiamo ad esempio il tasto laterale per andare ad aprire queste shortcuts, con cui per esempio andare a svuotare la RAM, andare a attivare la modalità lettura, la modalità di gioco, bloccare lo schermo, e oltretutto possiamo andare a fare uno swipe dal basso in diagonale da destra a sinistra per aprire un'ulteriore shortcut che permette di andare ad avere questi toggle rapidi. Oltretutto abbiamo le applicazioni recenti aperte che possiamo andare a richiamare. Abbiamo poi questo float view, che praticamente non sono altro che altri toggle, ad esempio per fare la scannerizzazione del QR code, per catturare lo schermo. Insomma, un software che così a primo acchito mi piace molto, soprattutto è un po' una boccata d'aria fresca in un settore come quello dei telefoni di fascia low cost, che spesso offrono software tutti uguali fra loro e che non offrono niente di più dell'esperienza stock, che sicuramente ha i suoi vantaggi ma anche i suoi contro. Ah, andiamo a vedere la cover come sta sul telefono. Blocco un attimo il display. Questa è la cover, le dimensioni come vedete non sono particolarmente invariate. Certo, le cornici vanno ovviamente ad aumentare a causa dello spessore della cover. Questa è la finitura che presenta, gommata, quindi comunque con un buon grip, anche se devo dire che pur essendo realizzato in vetro, questo 2G Mix non scivola particolarmente. Come vedete lo sto tenendo in verticale perché comunque il grasso delle dita tende a trattenere appunto il telefono essendo realizzato in vetro. Concludiamo dicendo che questo 2G Mix è un telefono che va fondamentalmente ad inserirsi nella fascia low cost, soprattutto per quello che offre nel design e anche nelle specifiche che poi andremo ad approfondire. Si può trovare su store come Banggood ad un prezzo attorno alle 140 euro. Noi ovviamente ringraziamo 2G che ci ha inviato il sample. Adesso sotto con la recensione vi porteremo tutti i nostri pareri sul telefono nei prossimi giorni. Mi raccomando, se avete qualche curiosità, qualche dettaglio su cui volete qualche approfondimento nel frattempo, scrivetecelo qua sotto nei commenti, lasciate anche un mi piace, mi raccomando, e iscrivetevi al nostro canale se non l'aveste già fatto, in modo da non perdervi né la recensione del 2G Mix né i video che arriveranno prossimamente. Per il momento è tutto, un saluto da Michele e dal 2G Mix per JITSChina.it.